cosa si intende per stato epilettico refrattario de novo? Quali sono le caratteristiche, quando insorge e quali sono le novità ultime presentate anche durante gli ultimi congressi come quello della LICE, la Lega Italiana contro l'Epilessia? Ne parliamo con il professor Stefano Meletti. Allora, professore, innanzitutto cerchiamo di capire in che ambito ci stiamo muovendo. Cosa sono questi stati refrattari epilettici de novo? Cosa indicano e quando si manifestano? Allora, questa è una, diciamo, un'entità che nella letteratura neurologica, neuropediatrica o epilettologica è stata delineata di recente, ma in realtà intendiamo con questa situazione uno stato epilettico che è spesso refrattario ai farmaci che utilizziamo come primo approccio al paziente, pertanto è refrattario, ed è uno stato in cui non riusciamo a identificare nelle prime 24-48 ore di presa in carico del paziente una chiara causa sottostante. Sostanzialmente di cosa parliamo? Parliamo di stati epilettici che si presentano in bambini, adolescenti e adulti senza delle evidenti cause scatenanti, quindi generalmente persone sane, senza dei particolari antecedenti patologici né nell'anamnesi remota né nei giorni antecedenti l'evento. Quindi una condizione che di per sé è sicuramente grave, perché lo stato epilettico, quando diventa refrattario, quindi che non risponde ai primi farmaci, appunto benzodiazepini e antiepilettici, è una condizione seria in una persona giovane, senza particolari elementi della sua storia medica precedente. Questa è un'entità, dicevo, che non è per fortuna una patologia comune, quindi parliamo di situazioni relativamente rare, ma che però, proprio perché colpiscono giovani, adulti e bambini, deve e ha giustamente, diciamo, raccolto l'attenzione della comunità scientifica negli ultimi anni. Ecco, professore, quindi sono condizioni improvvise, come ci diceva, che non danno segnali prima di presentarsi, refrattari, quindi insomma un grande problema anche a livello di trattamento e terapeutico. Che novità ci sono e cosa avete presentato anche durante il congresso LICE? Sì. Ma dunque, innanzitutto la comunità scientifica sta cercando di individuare quelle che sono le situazioni che sono appunto nascoste all'inizio del workup diagnostico, ma che più spesso sottendono lo sviluppo di questa entità. E sostanzialmente quello che oggi sappiamo è che in circa il 50% dei pazienti che presentano uno stato epilettico refrattario di novo può essere individuata, anche magari dopo alcuni giorni di workup diagnostico, una eziologia che è di tipo autoimmune, quindi condizioni, quindi alterazioni del sistema autoimmunitario, in particolare alcune forme di encefaliti autoimmuni che si esprimono in questa modalità, quindi generando delle crisi epilettiche acute ripetute. Le forme più comuni nell'adolescente e nell'adulto sono le encefaliti contro il recettore dell'amidriade glutammato e con anticorpi contro LGA1. Quindi sono forme a volte associate anche a neoplasie sistemiche, ma tante volte non in relazione a neoplasie sistemiche. E queste entità, diciamo, sono riscontrabili in circa un 40-50% di questi pazienti. Poi esistono cause più rare, alcune sono patologie, alterazioni mitocondriali, quindi genetiche, alcune sono infezioni o infezioni virali più rare, o anche alcune patologie oggi magari poco riscontrate, ma che invece bisogna cercare, anche patologie trasmissibili venere, come per esempio la sifilide, sono casi estremamente rari, ma per esempio, quindi bisogna pensare a cause anche rare, a patologie infettive rare. Detto questo, è vero che però c'è un 50% di persone in cui non si riesce a individuare una causa. Quindi oggi, da un lato, la ricerca è, diciamo, indirizzata per cercare di ridurre la percentuale di casi in cui non è possibile riscontrare un'eziologia, nonostante un workup poi approfondito, diagnostico, e anche il secondo elemento è cercare quelle che sono le terapie più efficaci,
da affiancare alla terapia farmacologica che normalmente utilizziamo per gestire lo stato epilettico. Quindi utilizzare anche farmaci che non siano farmaci anticrisi, ma farmaci che possano in qualche modo ridurre o alterare le cause sottostanti. E per quello che riguarda sicuramente le situazioni in cui vi è una encefalite autoimmune sono i trattamenti immunomodulanti, quindi terapia steroidea, terapia con immunoglobuline per via endovenosa o plasmaferesi. E questo è sono quello che oggi si è definito in maniera più precisa. Poi rimane, ma oggi abbiamo ancora dei dati molto ancillari e molto limitati, se l'utilizzo comunque di farmaci che riducano l'infiammazione in senso più generale possano essere utili in queste situazioni, anche in quelle in cui non è individuabile un'eziologia. Questo in realtà però ecco, è ancora molto, molto dibattuto e su questo la comunità scientifica sta lavorando.